Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi proveremo a giocarne tre con l'Amburgo, il San Paoli e l'Augsburg. Sarà un'altra fabbrica di giocattoli, non lo so. Aspettando che esce FIFA 21, spero di poterlo prendere praticamente subito. Il quesito che vorrei proporvi oggi è: che ne dite di votare quale squadra prendere, con quale squadra iniziare il campionato? Cioè, in pratica, io sarei indeciso tra il Monza e un'altra squadra che devo ancora decidere. Però, secondo voi, quale sarebbe un bel inizio di campionato? Col Monza? Con lo Spezia in Serie A? Non so, ditemi voi. Aiutatemi a decidere. C'è nebbia. Comunque, sbaglio o hanno migliorato qualcosa già della grafica e delle impostazioni? Puntandoci già a FIFA 21. Ah, poi tra l'altro, a breve, appena riesco, scusate, aprite un video così a buffo sul telefono. Appena riesco vi faccio vedere la mia squadra del fantacalcio. Qua praticamente, qua in FIFA 21, in FIFA 20, simulerò il campionato. Non sto a giocarle tutte, per carità. Lo simulo e vediamo dove arriverebbe questa la mia squadra. Mettendo tutti i titolari però, lo dico, metterei tutti i titolari. Poi, se vi piace la squadra, se vi piace l'idea, ve la ripropongo su FIFA 21, però iniziando proprio un campionato che potrebbe essere Serie A, Serie B. Magari sarebbe bello vedere dalla Serie B dove arriviamo. Se riesco a modificare la squadra chiamandola come la chiamano il fantacalcio. Tanto non sto seguendo niente della partita perché mi sto raccontando. Ecco, l'ha detto, squadra con la miglior difesa. Porca miseria, l'ha detto. L'ha detto. Allora, sono sincero, è un po' che non gioco. E sono sincero, non mi ricordo la squadra. Non mi ricordo praticamente nulla. Allora, PA a destra, sì. Mi sembra che avevamo invertito a PA con l'altro nuovo. Bernabei, eccolo qua. Allora, avevamo puntato tutto su Bernabei. A PA che si propone come attaccante, non si sa il perché. Che dovrebbe essere sulla fascia destra, ma comunque va bene così. Di qua non c'è nessuno perché sono tutti sparsi, non si sa il motivo, ma torna a Chinola addirittura. Allora, questa no è una bella squadretta che sono fatta al fantacalcio, eh. L'idea di giocarla ce l'avrei, vorrei già giocarla su FIFA 20, però incombe l'uscita di FIFA 21, quindi non vorrei perdere ulteriore tempo. Torniamo alle cose che contano. Progetto Monaco qua su FIFA 20 lo porto avanti solo nel caso in cui raggiungessimo la promozione diretta o anche col playoff. Comunque, se arriviamo in Serie A vado avanti, se no terminiamo qua e magari la possiamo poi riprovare su FIFA 21, che io tra l'altro non ho seguito il campionato tedesco, quindi non so il Monaco adesso dove sarà, lo puoi guardare. Se c'è qualcosa che vorreste vedere su FIFA 21, ditemelo. Se volete che proviamo a riportare un po' avanti, grande Barbier. Sa, giocala lì, dolce, sincero.
se volete che provo anche a riportare avanti la carriera con Buffon allenatore, scrivetemelo, perché lo è sospesa, sono è lì sospesa, ma appia vabbè. Ok, allora, avevamo confermato Yoda, Kraus, Kruijs sulla fascia destra. Poi Barnabei sulla sinistra. Perché me l'ha messa qui? Oh, ma chi è questo difensore? Ah, ma è chi? Arbitro, fallo, fallo arbitro. Ma dobbiamo fare i cattivi, facciamo i cattivi. Sto aspettando FIFA 21 con ansia. Io purtroppo non ho il privilegio di provarlo prima, perché non sono uno youtuber famoso, perché non guardate i miei video e non salgono, i video non vengono promossi perché hanno poche visualizzazioni. Quindi vi chiedo ancora una volta di condividerli, i miei video. Condivideteli. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Mi sono fermato perché col lavoro non ho molto tempo per registrare video. Grande chiusura difensiva. Anche se è vero, cioè non ve li sto neanche tagliando, quindi voi direte ma 20 minuti li trovi, tra una cosa e l'altra 20 minuti e non è facile trovarli, ve lo posso assicurare. Allora, io Yoda, Kruijs, il nostro Tom Kruijs, io lo chiamo Kruijs, so che non si chiamerebbe Kruijs, ma De Silva, vai da solo, De Silva, sei da solo. No, De Silva, cosa mi combini? Mi sbagli l'ultimo passaggio. Porcaccia la miseriaccia. Dai, 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 dai. No, no. Oh, cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ma che Grellinger centrale? Ma come si fa a dire Grellinger centrale? Mi sa che devo andare a spegnere il caffè che è uscito, perché sennò mi brucia tutto. E Yoda si butta in un quasi sombrero alla faccia di quegli altri che tanto... Oh, ma che giocatore è? Appia, via! Sì, era tutto il caffè. Vabbè, probabilmente saprà un po' di bruciotto. È entrato Grellinger al posto di Appia. No, vabbè, ma che gol stupido. Che gol stupido, dai, non posso subire un gol stupido. Chi ha segnato? Oh, l'aveva detto, è la difesa con... cioè la miglior difesa. Sono i due gol subiti. Ecco. Eccole lì, i due gol subiti. Ma porcaccia la miseriaccia. Grellinger. Grellinger. Non è che c'è Weber. Dai, andiamo a segnare. Sì. Bernabei è... con Penny Bernabei. Ma cosa ha fatto De Silva? Ma non è fallo. No, Uber ancora è buono. Comunque non è a fallo. A chi no, a Lehner. Ma sì, dai. Numero tentativi 1. Un tentativo, un gol. Vabbè. Dai, io no. Grellinger. Facci segnare, Grellinger.
Che cos'era? Che cos'era? Dai! Amba! Se giocano così questi. Oh, adesso c'è Lennar in centro. Segna Lennar. Se pareva. Perché Grellinger in difesa? Ma perché? Dai Cruz, dai Cruz, dai Cruz, che tutti noi. Sì, vabbè. Oh, e Yoda, e corri. No, vabbè. Cerca di prendere la palla e si inciampa nel pallone e la perde. Mamma! Tutti noi abbiamo questi fenomeni. Uber, 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 Lehner. E perde palla Lehner. Bravo Lehner. Bravo Lehner. Cioè noi andiamo a vincere con il Bayer 3-4-1 e poi perdiamo bene. Ma noi siamo fenomeni. Bravo. Ah, Klassen. Klassen ha deciso di far tutto da solo. Infatti. Dai, coso, chi sei, Grenger? No. Cosa fa? Cosa fa? Pure col tocco. Dai, fischi arbitro, e fischi, tanto è un'agonia è diventata questa partita. Però abbiamo perso, oh oh, abbiamo perso, oh oh. Non me l'aspettavo, sono sincero, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. C'è un'intervista, anche che. Va, vabbè. Osnabrück. Che nomi quest'anno. Vabbè. Dai, dai, dai. Sì, è tutta colpa mia, non so perché, ma abbiamo giocato bene, ma non è bastato. Mi sono felici. È un ottimo giocatore, sì. Non so anche chi è. Ma noi non ci amareggiamo, non ci amareggiamo. Noi andiamo avanti. Alleniamo Uber. Uno che sale, porca miseria. Vabbè, dunque, messaggio Belkaia. Cosa vuoi, Belkaia? Mi dice che sono rimasto male per non aver giocato. Continua a lavorare sodo, Belkaia. Giocherai? Semi Belkaia, come semi che dira quasi. Dunque, la prossima è con il San Paoli, che in teoria è sotto di noi. Offerta per la nazionale Federazione Bolivia. Ma non scherzare. A parte che poi in Serie B, se sei in Serie B o Serie C, comunque le partite nazionali giocano durante il campionato e ti salta. Andiamo un po' dove è San Paoli, giusto così per capire. Il San Paoli è sotto di noi di 3 punti, mentre il primo è il Norimberga a 21. Aggiornamento a panoramica, dunque, lotta per la promozione, e fin qua. Guadagna 12 milioni della cessione di giovani entro 3 stagioni, aumenta il numero di abbonati, mantiene l'aumento degli stipendi sotto il 20%, lotta per la promozione vuol dire che fino alla fine dobbiamo essere lì primi, tra i primi 4-5. Ci proveremo. Dunque.
Ma io direi nera e bianca, va. Non so se giocare con la squadra A o la squadra B. Squadra A o squadra B? Però perché c'è Cesare Silva, squadra B? Ah, perché c'è anche Kraft? Che ora che gioco? Andiamo di squadra B. Boh, ho deciso, così. A buffo. Così giocano tutti. Quindi andiamo a giocare questa partita contro il San Paoli con la squadra B, che poi tanto squadra B non è, voglio dire, abbiamo dei signor giocatori, dei campioncini in crescita. Tra l'altro abbiamo Appia che è titolare sia nella squadra A che squadra B, solo che qua gioca a sinistra. Poi abbiamo Kraft che ha già perso un pallone, grande Kraft, sei tutti noi. Questo sì che è giocare a calcio. Poi che abbiamo? Bello. Grande Kraft. Abbiamo Kovacsics, che non riuscirò mai a dire quel nome. Abbiamo Appia. Mamma mia. Ci prova Appia. Poi abbiamo Lee in attacco e Alvarez. È vero, lì è Alvarez abbiamo. Lì è Alvarez. Bravo Belcaglia che ti fai superare così. Beltran, l'altro terzino destro. Nuovo tra l'altro. Dean. Mamma mia. Certi mi fanno proprio pena, certi, proprio. Cioè, mi chiedo ancora perché l'ho tenuti. Abbiamo un portiere che abbiamo strapagato per toglierlo a quella squadra che non mi ricordo più chi era. E lo usiamo come secondo portiere. Vabbè, anche perché Barbier ha dimostrato di saper giocare a calcio, di essere un gran portiere. Ma cosa fai lì? Cioè, nel senso, lì cosa fai? Perché si chiama lì. Non nel senso lì posizione, lì cognome proprio. Cosa fai lì? Sì, vabbè, l'abbiamo persa, ma adesso ci rifacciamo, non ti preoccupare, c'è Belkaia, titolare. Che se li fa scappare tutti. Bravo Belkaia. Weinkauf, il nostro portierone. Daly, l'altro terzino, nuovo. Kraft. Ok, sembra il nome della sottiletta. Kraft si deve confermare perché sennò rischia di essere venduto, Kraft. Dai, ma mettila bene. Lì, dov'eri? Lì. Lì in fuorigioco, ecco dov'eri. Chi abbiamo come centrali? Ah, Lang e Belkaia. Perché Berzo mi sembra che abbiamo venduto. Se non mi ricordo male. Allora, Dean. Con calma, Deano. Allora, se otteniamo un pareggio è tanta roba. Cioè, non è che mi accontento di un pareggio, però. Oh, gliel'aveva tolta e gliel'ha ridata, cioè. Daily. Daily. Bravo, Daily. Bravo, Daily. Così mi piaci, Daily.
Niente da fare. Cerchiamo a passarcela. Ma non è che questo è alto, però. Lang, ci prova. Si propone, ci prova, si sgancia. Lang. Certo, io potevo spendere un po' di più per il giocatore. Comunque, vabbè. Bello. Bello, mi piace, bello. Bello, mi piace. Complimenti. È primo tempo, 0-0 come prima. Riusciamo a non farci fregare anche qua? Allora, io correrei subito ai ripari, mettendo Kovacs, però Kowalski. Kraft la butterei dentro di Silva. Facciamo ancora una prova Kowalski non lo so, non lo so. Grelinger per la PA, che PA poverino, sta giocando tutta a destra e a sinistra, ma prima che si spacca io vorrei evitarlo. Vorrei tanto evitare che si spaccasse. Madonna, è arrivato già De Silva. Si vede che è arrivato De Silva. Oh. Qualcuno che si propone? Grelinger. No. Oh, è uno, ce n'era. E uno l'ha beccato, eh. Prima uno, poi l'altro. Cioè, non so. Questi pantaloni di caghetta, questi qua, San Paolo, che poteva avere altri colori. Quel marroncino proprio delicatissimo. Chi è? No, perché si allungano sta palla? Lunga, esce, non esce. Perché giustamente la prendono gli altri. Madonna, cosa ha sbagliato? Ma come si chiama questo? Come si chiama? Fatemelo vedere come si chiama, per favore. Il numero 36? L'ha tolto, perché c'è. Sbaglio un gol a porta vuota così, ti tolgo immediatamente. Io l'avrei tolto subito. Però, attaccanti, se non scattate, sapete che è difficile darvi palla. Che nervoso. Mi sto innervosendo. Perché San Paolo sembra il Barcellona? Oh. Perché San Paolo sembra il Barcellona? Niente. Manco con le finte. Manco con le finte. Questo lo voglio io, eh. Tanto doveva segnare. Cioè, becca un palo, gli cade uno tra i piedi. Quello che era tanto atteso oggi. Ha segnato. Siete contenti? Tanto non si propongono. C'è niente da fare, oh. C'è niente da fare. Questi che sono le riserve dovrebbero essere più freschi, più motivati. Non c'è nulla da fare, oh. Non riesci. Non si riesce. Cioè, Dean. Zero tiri, Dean. Ma perché me l'ha messa lì? Perché me l'ha messa lì? Riesce a fare uno scatto. Oh! Ma cosa è esultata? Non andate neanche sul toro. Madonna, è riuscito a fare un gol al Barazzo.
Ma che miracolo. Quindi Alvarez si tiene il posto in... per ora confermato Alvarez. Poi perché De Anno doveva fare il tiro in porta? Cioè, ma che statistiche hanno? Perché seguono De Anno e non un De Silva e non un... Oh, noi siamo i bianchi. Cioè, scusate, noi siamo i neri. Ma non volevo ricordarvelo. Perché? Vabbè, lasciamo stare. Non dico niente, non dico niente, non dico niente. Non faccio niente, non dico niente, giuro. Non dico niente, io vostri procuratori, tranquilli. Van de Mer, dai, dentro Van de Mer, tanto peggio di così non potrà andare. Peggio di così. Che comunque Kowalski qualcosa l'ha fatto. E poi qualcuno mi dice come si pronuncia il nome, però. Allora. Perché hanno i piedi storti? Dai, De Anno non ha fatto manco un tiro in porta. Oh mamma mia, mamma. Non perché. Oh, uno l'ha presa, meno male. Dai, Dean. Ma Dean, non quello. Dai, Dean. Dean. Voglio un tiro in porta tuo. Ma perché? Dai. Bomba. Che miseria, l'ho vista dentro. Schema, 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 schema. Schema, 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 schema. Schema. Chiama lo schema. Chiama lo schema. Dai, però un po' più veloci. Un po' più veloci. Ma perché? Ma come si fa? No, ma io devo bombardarli di allenamenti. Singoli proprio. No, no, ma... è impossibile. È impossibile. Non è fattibile, non è fattibile, non è fattibile. Non si può giocare così male. Niente. Allora, adesso bombardiamo gli allenamenti. E basta, cioè. Sì, mi aspetta di costare almeno un punto. Balle, perché volevo vincere, comunque. Sì, due ottime difese. Vabbè, due partite e due gol abbiamo subito, eh. Eravamo la miglior difesa. È un ottimo giocatore, ma sì, intanto. E i nostri sono contenti. Io spero che in FIFA 21 miglioreranno di tanto, ma di tanto, queste cavolo di interviste. Allora, bombardiamo De Silva. Velocità scatto, controllo palla, dribbling. Via, è uno. Poi, no, l'ho detto. Velocità scatto, via. Ah, perché ho toccato. E due. E... e tre. Ma fa fare ancora una. Difesa. Passaggi. Tiri. No. Calci piazzati. Calci piazzati. Andiamo a fare, se me ne fa mettere ancora una. No. Difesa. Ma facciamo questo. Questo io lo salverei come 3. Per un po' di volte lo bombarderei. Giusto da... vabbè, non è che migliori poi così tanto, comunque. Nel prossimo episodio, invece, giocheremo contro l'Augsburgo, che è il secondo. Ah, ma con un pareggio siamo arrivati quarti. Ah. Boh, vabbè. Dopo l'Augsburgo... ma la Coppa... ah, la Coppa poi ce l'abbiamo a fine ottobre. Vabbè, allora la prossima giocheremo contro l'Asburgo e siamo solo a 6 punti dalla terza, insieme al Furt, al Dresda, vabbè.
il Dresda che ritroveremo in coppa. Niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e forza Monaco!